Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, come vedete abbiamo un ospite d'onore, è una regista giovanissima, che poi tra l'altro non è solo regista, ma l'abbiamo già conosciuta, ha tante esperienze nel settore artistico. Troverete poi sotto questo video anche la precedente intervista che ho fatto alla bella e brava Sofia Lavinia Amisic. Ciao Sofia e grazie! Ciao a tutti, grazie per avermi qui. Allora, Sofia ha scelto Opera Classica perché deve annunciarci e parlarci di un evento in esclusiva di cui lei ha curato una nuova regia che andrà in scena tra poco, praticamente il 20 agosto, che è La Traviata, di cui lei ha curato la regia. In effetti, il borgo di Guardavalle in Calabria riparte con l'opera. Quindi questa è già una bellissima notizia e a questo festival estivo dedicato all'opera e ha scelto per inaugurare questo evento La Traviata e come regista la nostra splendida Sofia. Allora, Sofia, quello che ti chiedo è come è nata la collaborazione con il Borgo di Guardavalle e con questo Opera Festival calabrese? Per me è il secondo anno qui. L'anno scorso abbiamo fatto una cavalleria rusticana e la cosa veramente interessante di questa organizzazione è che punta a far rivivere il borgo antico di Guardavalle come una cornice naturale per l'opera. Quindi non solo portare il genere di opera classica in un borgo che è una realtà molto piccola e non è la realtà quotidiana teatrale quale un teatro chiuso d'opera, ma anche farlo rivivere, perché la cittadinanza e l'organizzazione tutta, la produzione, coinvolge moltissimo gli abitanti e i cittadini di Guardavalle, che sono molto, molto disponibili e sono felici di collaborare alla realizzazione di questo progetto. Quindi è iniziata 2 anni fa, questo è il secondo anno in cui collaboro, e quest'anno Traviata è un grande debutto per me e per loro, per tutti, perché è un titolo di repertorio così conosciuto. E sappiamo che Traviata non si studia, ma si sa. Tra Quindi l'altro è la mia opera preferita, quindi come non capirti. Sofia, come sarà appunto la regia di questa tua traviata in Calabria, questa traviata calabrese? Che tipo di regia si dovrebbe aspettare appunto, un amante dell'opera che viene in Calabria a vedere questo spettacolo? Certo. Bisogna fare calcolo con le limitazioni e le norme inerenti al Covid-19. È chiaro che produrre opera in questo momento così particolare diventa veramente dispendioso a livello di energie, attenzioni, di sinergie tutte. E questo pone anche dei paletti entro cui muoversi, perché anche dal punto di vista della regia e per tutelare la salute di tutti i lavoratori, anche del pubblico, coro, orchestrali, attori in scena, bisogna attenersi a delle, diciamo, chiamiamole limitazioni, ma semplicemente perché sono imposte, non perché di fatto limitino la comunicazione operistica, perché sono dell'idea che nel momento in cui ci si debba organizzare con dei parametri differenti entro cui stare, forse anzi la creatività è stimolata a creare qualcosa veramente di nuovo. E dare la possibilità alla nostra espressione artistica di uscire, prendere forma. Quindi non è una traviata filologica, non è storica l'ambientazione. Tra l'altro, quando Verdi scrisse Traviata, sappiamo che la voleva ambientare nella sua epoca contemporanea e questo non gli fu possibile per la censura. Quindi la comunicazione, anzi, la comunicazione di questi sentimenti così umani, così vivi, non solo nella metà dell'Ottocento, ma vivi anche adesso, ci giustificano in qualche modo la scelta di renderla contemporanea. Perché quando uno guarda un'opera specialmente come quella di Traviata, per qualche motivo ci si rispecchia, ci si trova una corrispondenza tra noi e quello che avviene in scena. Ecco che dunque la scelta di ambientarla in una situazione contemporanea non è solo dovuta a una scelta, diciamo, anti-Covid, ma è proprio una scelta di rispetto anche dell'opera, nel modo in cui nasce e dell'idea che Verdi ne aveva. Quindi sì,
non avremo abiti dell'Ottocento, non avremo gli arredamenti dell'Ottocento, sarà molto più minimale e sintetica, ma sarà molto forte nella comunicazione. Okay. Questo sì. Tu però da regista, quante difficoltà e quali difficoltà hai trovato nell'allestimento di un'opera che comunque deve avere delle garanzie per la salute di chi lavora e di chi sta praticamente tra il pubblico? Insomma, quali sono state le difficoltà tecniche della tua regia a causa del Covid e quindi delle misure di sicurezza? Certo, prima di tutto il distanziamento sociale. Il distanziamento sociale ne siamo avvezzi tutti in questo ultimo periodo, sappiamo che esiste e non è una cosa a cui possiamo fare a meno, perché la salute di tutti viene chiaramente in primo piano. Ecco che quindi sfruttare e prendere come diciamo perno della messa in scena un discorso di interazione fisica tra le persone o una non interazione tra i cantanti è stata abbinata a una scelta emotiva, psicologica degli stessi per giustificarla. Tra l'altro penso che tutti noi abbiamo sperimentato cosa voglia dire il non poter essere vicini ai nostri cari che magari abitavano dall'altra parte del paese, della città, o non poter prendere un treno e ricongiungersi con i cari che di solito frequentavamo. Quindi abbiamo veramente sperimentato cosa vuol dire non essere in contatto. E anche dal punto di vista significativo non mi sentivo di mettere una folla in palcoscenico, questo sempre in accordo con la produzione, ovviamente l'organizzazione, e far agglomerare 30-50 personaggi. Questo non sarebbe stato serio, non sarebbe neanche stato veritiero rispetto a quello che noi abbiamo vissuto recentemente. E quindi il concetto è che la prossemica teatrale, quindi le distanze tra le persone, le interazioni non solo fisiche ma anche proprio riguardano ad esempio il contatto visivo, la mimica facciale, sono tutte calibrate su qual è la giustificazione psicologica ed emotiva dei personaggi. Alfredo e Violetta, atto quando li troviamo in casa in campagna, è l'unico momento quello in cui sono assieme, perché prima lei non è che fosse proprio convinta di credere al suo amore. Nell'ultimo atto Alfredo non c'è più nella sua vita se non negli ultimi sprazzi. Il secondo atto sarà veramente il momento in cui i due attori, ad esempio, sono in contatto, ma perché c'è una forte motivazione narrativa dal punto di vista emozionale. E quindi sì, questa è un po' la logica di base. Sì. Tu appunto parli di prossemica teatrale ed è stato appunto complicato anche realizzarla in alcune scene di intimità tra Violetta e Alfredo. Io ti chiedo, molto spesso i registi nell'ultimo atto, quando si canta Parigi o Cara, optano sempre per un Alfredo che abbraccia, ecco, Violetta. Ora, senza darci nessuna anteprima, perché mi rendo conto che è un'esclusiva, no. Però ecco, in quel caso come... per appunto inseguire questa prossemica teatrale in virtù anche delle norme anti-Covid, come hai pensato quella scena? Cioè c'è un contatto oppure no? Sì, c'è un contatto, non è un contatto molto stretto, ma c'è sufficientemente per far capire che c'è un'interazione personale tra i due, ma il modo in cui Violetta morirà in scena è un modo molto solitario, è isolata dal mondo, isolata da tutti, ci saranno delle forme geometriche messe in atto dagli attori in scena, dei coni di luce che cadono su di lei, e questa ultima camminata di Violetta prima di morire, quasi come fosse una, mi viene a dire quasi una Madonna, sai, con un velo, una corona che scende giù, tutto molto fluido, questo vestito bianco sporcato con la sofferenza del suo animo, quest'ultima camminata quasi a processione con dei lumini a terra, una poltrona al centro, una corsia a tappeto, insomma, e diventa molto, molto significativa, ma la significazione di questa messa in scena e soprattutto di questa ultima scena sta nella comunicazione emotiva che voglio trasmettere al pubblico, non nella filologia della parola, ma non perché non si rispetti la parola, ma perché in questo momento la parola viene correlata da delle azioni sceniche che la enfatizzano,
quindi una situazione di vicinanza, come dire, una ricerca di vicinanza da parte di Alfredo e di sostegno a una Violetta che sta morendo e che ne è pienamente cosciente, purtroppo rimane una solitudine di questa, cioè Violetta rimane sola al mondo e le persone più care che aveva sono arrivate all'ultimo giusto per vederla morire. Quindi sì, non ci saranno i soliti abbracci stretti, okay, e baci, ecco. Sì, diciamo è anche un piccolo tributo simbolico a tutte le vittime del Covid che sono morte in solitudine e non hanno potuto vedere i propri cari, quindi potrebbe essere anche un simbolo in questo senso. Sì, chiaramente la scelta di una messa in scena così sintetica, ok, e simbolica per alcuni sensi, che rimandano a delle immagini visive forti, è dovuta al fatto di rendere un concetto molto sentito e profondo e non renderlo superficialmente una narrazione fine a se stessa. Questo sì, è un po' l'idea, almeno questo è l'intento, poi intento, vedremo se c'è il consenso degli uditori, degli spettatori, della critica. Questo è l'intento. Ma io penso di sì, perché tu sei molto brava, una grande lavoratrice, quindi assolutamente sono convinta che sarà un successo anche stavolta. Ti ringrazio. Allora, tu come hai vissuto da regista? Ora, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma proprio anche da un punto di vista umano, il distanziamento sociale tra gli attori sul palco. Magari anche tu non potevi avvicinarti a loro per dare direttive. Ecco, non solo da un punto di vista tecnico, perché più o meno tu ci hai detto quali sono le problematiche, ma da un punto di vista anche emotivo, proprio sentimentale, come riuscivi appunto a dare delle direttive agli attori? Gli attori come l'hanno presa, diciamo, questo problema del distanziamento sociale in scena? Perché penso che sarà complicatissimo, anche da un punto di vista psicologico ed emotivo. Sì, diciamo che prima di tutto da un punto di vista personale, sia io che il cast si è accordato per mantenere uno stile di vita molto di clausura in questo periodo, per evitare appunto il rischio di possibili contagi o la messa in pericolo di persone che stanno lavorando con noi. Quindi prima di tutto parte la grande responsabilità di tutti i membri dell'organizzazione cast per non essere a rischio, ecco, di poter contrarre un virus. E dopodiché in scena il fatto di essere anche così distanti fisicamente tra di noi in realtà forse ci ha reso anche più vicini, perché passava più forte il messaggio di quanto quella vicinanza di Violetta, che era una cosa che aveva cercato per tutta la vita, fosse poi così importante, no? Quindi il fatto di non averla nel momento in cui si è creata questa diciamo unione tra Alfredo e Violetta, che nel secondo atto devo dire sono vicini, c'è il classico abbraccio e tutta quella che può essere una scena casalinga anche dal punto di vista affettivo, l'ha resa ancora più forte. E quindi sì, l'opposizione della distanza e del non contatto probabilmente enfatizza quando esso avviene. Ok, quindi è questo che tu intendi per distanze emotive in scena? Sì, È decisamente. questo, ok. Delle distanze che sono sia fisiche e geografiche dei personaggi in scena, ma sono giustificate da delle distanze personali nella relazione con l'altro, quindi sì, una correlazione. Ok, quindi è una regia del tutto innovativa, perché non soltanto è nuova, ma è anche nuovo il modo di condurla e di gestirla, insomma, di organizzarla. Quindi è stata un'esperienza nuovissima per te. Sì. Tutti. Penso che il concetto di distanza emotiva legata a una distanza fisica sia stato interessante da sviluppare. Non è una cosa che ho sviluppato solo perché mi sono trovata con dei cantanti molto, molto malleabili che erano coinvolti nella creazione della scena, del personaggio. Insomma, è stato Sì. molto costruttivo. Sì, tra l'altro è un cast molto bello di giovanissimi, alcuni hanno già partecipato a questo festival, quindi tu salutali tutti da parte mia e fagli i miei complimenti. Però, sai, l'anno scorso quando era il primo anno del festival, abbiamo debuttato Cavalleria Rusticana.
con questo, tra l'altro, palazzo antico alle spalle come cornice proprio della scena, illuminato, no? Bellissimo. E ci si chiedeva quale potesse essere l'affluenza di un pubblico in una zona in cui era moltissimo tempo in cui non si faceva opera, perché parliamo veramente di un evento culturale nuovo nel panorama della zona. E quando trovi che ci sono 400 spettatori che arrivano la sera stessa a chiederti un biglietto e stanno in piedi e arrivi a 1200 persone quando ne avevi previste, non dico la metà, ma poco più, è una situazione. Capisci che l'opera è veramente patrimonio culturale, genetico e che in qualche modo la sua forza continua a essere esistente. È E molto poi confortante. arricchito da firme registiche come la tua, perché voi lavorate sugli spartiti e sui libretti con serietà, rispettandoli, anche portando delle innovazioni, ma sono delle innovazioni che comunque rispettano Sì, quello che è stato scritto. in cui ho fatto delle scelte registiche che non era quello che c'era scritto sullo spartito di Verdi, mi sentivo un po' in colpa. Quando tu prendi uno spartito, è un'opera a cui veramente sei legato e rispetti e ti approcci con un senso di sottomissione, perché c'è già tanto di indicato e vuoi metterlo in scena nel modo migliore senza snaturarlo. Nel momento in cui prendi delle scelte che sono individuali sicuramente e anche sono non quelle coerenti con il libretto, il testo, ti fai quattro domande, ti senti un attimo così, poi capisci che se sono giustificate, sono coerenti con il resto del musicale e del testo, insomma, le prendi e il momento, diciamo, il momento storico. Però mi sono fatta quattro domande. In questo periodo, come ho letto anche da alcune tue riflessioni, hai riflettuto proprio su una sperimentazione e innovazione del tuo stile registico. Ecco, che cosa hanno riguardato principalmente queste riflessioni? A cosa ti hanno portato? Quali step ulteriori hanno aggiunto al tuo percorso registico? Sì, partendo appunto da questo concetto di interazione fisica tra gli attori in scena, è nato tutta quella che è stata la mia considerazione riguardo al contatto visivo, alla camminata, al cambio del peso in scena, una mimica facciale, a una gestualità delle mani, del corpo, le spalle. Cioè, tutte cose che sono molto basilari in realtà e che chiunque affronta nel percorso di studio, nella percorso di, come dire, di crescita di un proprio ruolo vocale. Però nel momento in cui le riesce a enfatizzare e riesce a far sì che siano in modo omogeneo presenti in una scena, c'è una connotazione un po' differente dalle classiche regie. Sicuramente è una regia che in qualche modo si rifà più a un concetto coreografico dove il movimento e la gestione del corpo in modo consapevole, in modo controllato, sulla musica, sul fraseggio musicale e sull'attenzione dei cambi di sentimento dettati armonicamente dallo spartito, voglio dire, ha un occhio che tende più a una coreografia sicuramente rispetto a una regia teatrale pura di prosa. E questo non può dimenticarlo. Tra l'altro intendo anche confermare il fatto che il mio legame con la musica e con lo spartito è veramente molto stretto, quindi qualunque movimento ci sia in scena e qualunque anche cambio di sentimento non è solo basato sul testo del libretto, ma è basato sulla struttura armonica del momento. Quindi sì, io quando imposto una regia faccio molta attenzione a quella che è la base musicale, la fonte musicale. Ok. Tu tra l'altro hai anche espresso il pensiero che la creatività può aiutare a superare i limiti. Ecco, quali sono i tuoi ingredienti in questa ricetta creativa? È una comprensione, conoscenza che sia veramente a fondo della fonte è la base di Brava. partenza. Sia dal punto di vista fonte letteraria, per esempio in Traviata abbiamo il testo di Dumas figlio, che poi si è sviluppato in pièce teatrale.
e poi è diventata il libretto nell'opera di Verdi, quindi la conoscenza delle fonti in modo approfondito sicuramente ci arricchisce nel poter dare poi una svolta nella modalità in cui noi ci sentiamo più vicini, però bisogna sapere di che cosa si parla chiaramente. E di sicuro anche un approccio, vorrei dire, emotivo, cioè ascolto un'opera e me la studio prima di mettermici a lavorare con la regia. Io me l'ascolto tutta senza guardarmi una produzione scenica, solo CD o registrazioni, okay. E mi sento i momenti che musicalmente mi arrivano in modo più forte o dove un sentimento viene enfatizzato nel mio sentire, nel mio modo di sentire. E quindi un approccio sia di conoscenza, ma anche un approccio molto di pancia, vorrei dire. Okay. Sì. Ma tu e prima... dopodiché, sono dei personaggi a livello psicologico, a livello caratteriale, chiedersi perché Annina, che è un ruolo di una cameriera, si trova a reagire in un modo, o perché quando prende in mano una lettera di Traviata fa un'esclamazione che è "Ah", cosa vuole dire con quel "Ah" quando prende in mano la lettera di Violetta? Cioè, diamogli delle ragioni che vadano oltre a quello che è scritto e cerchiamo di costruire un personaggio con una storia. Okay. Questo è. Tu quando crei una nuova regia ti ispiri anche ad altre regie, magari guardi anche altre produzioni oppure no? Preferisci di no? Assolutamente, assolutamente. Perché sono anche dell'idea che noi di nuovo non siamo in grado di costruire nulla. Siamo in grado di trasformare quello che c'è, siamo in grado di rielaborarlo, di connetterlo in modo diverso, ma non mi sento di presuntuosamente di poter dire "Sai, questa è una cosa nuova". No, l'altro giorno avevo postato una foto di un'opera che avevo fatto con dei ragazzi, un progetto educativo, no? E questi ragazzi sono accasciati a terra in forme quasi scultore. E lì ad esempio, è un esempio che calza a pennello per la tua domanda. Noi di scultura abbiamo i più grandi maestri in Italia, no? Ok, quando vai a vedere quello che ti comunica una scultura, un pezzo di marmo che ha preso una forma umana, è bellissimo e c'è già, esiste già. Se io decido di rappresentare in scena attraverso dei corpi umani in carne e ossa e non dei corpi di marmo una stessa cosa, è una trasformazione di un materiale artistico messo in un contesto differente, ma di nuovo non c'è nulla, c'è solo l'espressione del mio modo di sentire attraverso la mia arte. E quindi non mi prendo il merito di niente da sola, se non quello di creare e trasformare nel modo più adatto. Bello questo concetto. E per questa Traviata ti sei ispirata a qualche regia? Hai visto, rivisto qualche regia di Traviata oppure in questo caso no? Penso che non me ne sia sfuggita una di tutto quello che c'è online e nel repertorio, diciamo, classico, DVD, cassette della mia famiglia. Qualunque cosa. Okay. Però la base su cui ho lavorato moltissimo in realtà è la base letteraria di Dumas. E è lì che è partito tutto il lavoro di messa in scena registica. Ok, bravissima, bravissima. Tu a questa Traviata hai dato molto spazio, come ci raccontavi anche prima, alla gestualità, anche all'andatura, al contatto visivo e a quella che abbiamo definito come prossemica in generale. Quindi, diciamo, uno spettatore deve aspettarsi un personaggio maggiormente caricato da questi gesti o comunque rientra in una gestualità normale? Come lo spettatore cosa deve aspettarsi da questa presenza massiccia a livello di gestualità, di prossemica? Sì. Allora, l'idea è, se si pensa, diciamo, a un ruolo rossiniano, un ruolo buffo, dell'opera buffa, dove la caratterizzazione del ruolo stesso diventa eccessiva perché in qualche modo diventa comico, non è quello di cui stiamo parlando. Okay. La caratterizzazione e la gestualità di questi personaggi sono sempre molto composte. Cioè, se uno fa un movimento c'è un motivo, ma non è enfatizzato nel renderlo grottesco o iper, come dire, iper comunicativo. Okay. È un gesto
senso musicale e dal punto di vista scenico, ma è un gesto vero, non è caricatoriale. Ok. E tu cosa speri che arriverà al pubblico di questa traviata? Spero che il riconoscimento di se stessi in qualche spicchio di questa grande opera possa avvenire. Il fatto di emozionarsi avendo un sentimento raccontato nel quale ci possiamo riconoscere per dei fatti che abbiamo vissuto, dei fatti che abbiamo sentito da persone vicine. Io spero sempre che il ruolo sociale, come era per i greci del teatro, si mantenga e sia un momento in cui noi possiamo riflettere su noi stessi attraverso la narrazione di qualcos'altro. Credo sia un momento di riflessione, sì. Ok. E c'è un messaggio che ti senti di dare, vabbè, al pubblico di opera classica, ma in generale a tutto il pubblico di melomani, di appassionati, magari degli scettici che all'opera però, ma quasi quasi ci vanno, insomma, un messaggio per tutti, magari invitandoli anche a vedere la Traviata, insomma, di qui a Guardavalle, insomma, un messaggio di incoraggiamento comunque a vedere l'opera. Sì. Io auguro che tutti possano trovare quella spinta di curiosità e quella spinta di riflessione su se stessi e sul mondo che ci circonda e sulle motivazioni degli altri nell'agire, anche in modi che noi non capiamo o in modi in cui noi non agiremo mai, ma di trovare uno sguardo un po' ampio su quello che ci succede attorno e uno sguardo un po' più profondo su quello che succede a noi stessi. Questo è il mio invito. E l'opera ha la possibilità di comunicare in modo molto forte. Non penso sia possibile che l'opera non comunichi niente. Qualcosa comunica, al massimo, se proprio ci va malissimo, comunica noia, ma anche quella la comunica, giusto? Quindi sfruttare questo momento che abbiamo vissuto così particolare, perché per tutti è stato un momento veramente difficile, e avere l'occasione per focalizzarsi un po' più su noi stessi in modo profondo e magari aprire un po' le nostre visioni su chi attorno e sulle ragioni degli altri è sempre un augurio che io penso sia importante mandare. Ok, abbiamo prima citato il bellissimo cast che si completa anche con un direttore d'orchestra calabrese che è Massimiliano Tisano. E sì. Che tra l'altro salutami tutti i tecnici, tutti i lavoratori, perché davvero è un'organizzazione strepitosa, perché soprattutto in questo periodo lavorare al teatro d'opera è tre volte più difficile dei periodi normali. E ti chiedo, com'è stata la collaborazione col direttore d'orchestra? Perché regia e direzione d'orchestra, quando collaborano per un'opera, a volte magari si può anche non essere d'accordo su alcuni punti tra spartito e lettura registica, e poi con tutto il cast. Com'è andata? Ma allora, innanzitutto Massimiliano Tisano, che è un direttore d'orchestra calabrese che vive a Roma, è di una disponibilità e di un confronto, una disponibilità nel confronto veramente eccezionale. A parte a essere un grandissimo professionista, sai, quelle persone molto profonde che vanno a fondo delle ragioni musicali, anche lui analizzando i concetti psicologici, le motivazioni che ci sono dietro, ci ha permesso di essere molto sulla stessa linea. E trovo che la sinergia che si è creata sia stata eccezionale e questo ha reso la produzione molto serena, un ambiente molto sereno e produttivo, nonostante, ripeto, i limiti a cui tutti ci siamo dovuti adattare, ma la felicità di poter essere di nuovo nell'ambiente lavorativo, che per noi è anche l'ambiente che dà sfogo alla nostra passione, era più grande di qualunque limitazione ci potessero imporre, nel senso che la prendevamo, la gestivamo e trovavamo il modo per andare avanti. Questo ha reso la produzione, le prove di regia, le prove musicali, veramente un momento in cui si sentiva una ventata di aria fresca. Ok, meraviglioso così, perché questo ne giova anche poi la produzione e il lavoro di squadra. Ricordiamo sempre che un lavoro di squadra, se si lavora in maniera tranquilla e serena, è ovvio che si riflette anche nelle performance. Quindi complimenti e bravissimi. Assolutamente. E anche un altro concetto che vorrei in breve portare
è che una produzione in cui c'è sinergia permette di mettere in scena qualcosa più grande di noi, che è più grande di me, più grande di te, e da soli non potremmo mai raggiungere. Cioè rendersi conto che il lavoro di squadra, il lavoro di team è l'unico modo per poter portare alla nascita questo evento operistico, è una coscienza importante. Questo ti permette di metterti in gioco, in sinergia con gli altri in modo più profondo. Sì, è vero, concordo, concordo. Sofia, allora ricordiamo al pubblico di Opera Classica, ma in generale al pubblico, e mi raccomando, chi non è, chi abita in Calabria e deve viaggiare, rispettate le regole sempre di sicurezza, indossate le mascherine e seguite tutte le norme. Quindi per chi vuole venire in Calabria, a Guardavalle, a vedere Traviata, quando è l'appuntamento? 20 agosto alle ore 21:30 nel Borgo Superiore Antico di Guardavalle. E faccio un appunto dicendo che ovviamente la gestione del pubblico sarà tutta controllata con temperature, mascherine, distanziamento, con il doppio dell'attenzione che si potrebbe avere in qualunque caso. Ok, mi raccomando, rispettate sempre le regole sia per i lavoratori dello spettacolo, ma anche per voi stessi, perché è per tutti, la salute è la prima cosa, insomma, assolutamente. Sofia, ti posso chiedere un saluto per gli amici di Opera Classica? Sì, cari amici di Opera Classica, grazie per seguirci e per portare l'amore per l'opera avanti. Vi ringrazio di cuore per essere stati qui con noi e spero di vedervi in futuro. Grazie. Sofia, ringrazio io te che hai scelto Opera Classica per darci questa esclusiva del 20 agosto e tra l'altro io ho Ringrazio. anche pubblicato il comunicato dell'evento in pagina e hai avuto tanti like e a breve farò anche diciamo, un video in cui annuncerò questa bellissima intervista. Io ti ringrazio di aver scelto appunto il mio programma perché è un onore, è la seconda volta che ti intervisto e da te c'è sempre da imparare, insomma. Quindi ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ti chiedo di portare i miei saluti sia agli artisti che sono in palco, ma soprattutto a chi lavora dietro. Quindi tutti i tecnici, trucco, parrucco, tutti i lavoratori che hanno reso possibile questa traviata ai tempi del Covid. E ovviamente grazie a te che sei una stella del firmamento registico, grazie mille di aver pensato all'Opera Classica, davvero. Ciao. Ciao, ciao.